Gentile signore, gentili signori, buonasera e bentrovati alla terza serata che chiude la settima edizione del Festival Internazionale della Chitarra, realizzato dall'Associazione Via del Grano e diretto con la direzione artistica del maestro Giuseppe Del Plato. Il festival è realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Eboli, guidata dal sindaco Massimo Cariello, che saluto e ringrazio a nome di tutto lo staff per averci concesso il privilegio di godere di questa suggestiva location per 3 giorni di seguito. Grazie. Come potrete ammirare, o avrete già ammirato, la 3 giorni è anche impreziosita da mostre fotografiche, 2 per la precisione. Eboli nella storia e Eboli e Ebolitani nelle antiche stampe, entrambe a cura dell'archivio storico personale di Mariano Pastore. Il festival si avvale inoltre di molti dei comuni che compongono la Via del Grano, come poi ci spiegherà meglio di me il cavaliere Damiano Faccenda, che è consulente scientifico di questo festival. E si avvale quindi dei patrocini morali dei comuni di Cogliano, Valva, saluto la consigliera comunale Maria Pia Carbone, che è qui con noi, e dell'assessore alla cultura del comune di Contursi Terme, Gerarda Forlenza, che poi salirà su questo palco anche nelle vesti di performer, ma non vi anticipo nulla. Intanto io inviterei qui a mio fianco, ma penso che stia ancora sfilando, il cavaliere Damiano Faccenda, e un grande applauso lo farei proprio a questi figuranti che questa sera ci hanno omaggiato di questa rievocazione storica in abiti del Settecento. A loro va un grande applauso, perché si sono davvero, io l'ho visto impegnarsi nell'allestimento, nella riproduzione tecnica dei costumi. Nelle vesti della principessa Carolina, la dottoressa Anna Marra, presidente della fondazione La Scafa, che ha messo a disposizione anche parte del proprio patrimonio personale, artistico, di abiti e non solo, per rievocare questo clima, questo meraviglioso clima. E nelle vesti invece di Ferdinando IV c'era Vincenzo Pietropinto. Damiano Faccenda Junior era invece nelle vesti del tenore, professore di ortobotanica, e invece il marchese di Valva era il cavaliere Damiano Faccenda, che invito a questo punto a raggiungermi sul palco per spiegarci ancora una volta e ancora meglio che cos'era la Via del Grano. Cavaliere,
storico scopritore di questo antico sentiero del Regio Cammino di Matera. Eccoci qua. Ecco, buonasera cavaliere, ci spieghi perché, da dove nasce insomma il festival e l'importanza di riportare a galla questa antica via del grano, non è soltanto una questione di folklore. No, nel modo più assoluto. Il cavaliere, il marchese Maria Giuseppe di Valva è colui che ha realizzato questa strada che è il Regio Cammino di Matera, è chiamato la Via del Grano, che è un appellativo. Che cosa ha fatto in effetti il marchese Valva? Il marchese Valva era cubiculato reggio con chiavi d'oro di Re Ferdinando IV e l'aveva conosciuto Re Ferdinando IV durante le sue battute di caccia che lui faceva a Persano. E una volta poi conosciuto lo fece maggiordomo con chiavi d'oro. Durante un periodo di grande crisi economica a Napoli, tutto il popolo napoletano si riversò contro Re Ferdinando IV dicendo che non avevano più grano e quindi dovevano incominciare a provvedere come poter portare il grano dalla Puglia, dalla Basilicata a Napoli. Il marchese di Valva, diciamo che anche in certo qual modo aveva un interesse proprio a costruire le strade, perché i Borboni non volevano costruire strade, temevano di essere despotestati e quindi ecco il perché c'erano queste mancanze di strada sia in Calabria che in Basilicata. Tanto è vero che anche la reggia di Caserta doveva essere costruita a Nocera, non fu più costruita a Nocera perché temevano di essere invase dai pirati e la costruirono questa reggia di Caserta a Caserta, appunto non più a Nocera. Quindi ci fu questa rivolta dicendo maestà, voi qua ci state facendo morire di fame, dovete cercare di provvedere a portare del grano dalla Puglia a Napoli. Il marchese di Valva prese la palla in balzo e disse: maestà, hanno ragione, se volete questa strada la costruisco io, anche perché le mie origini sono di Bari e quindi so come poter costruire questa strada. E gli diede l'incarico, appunto, Re Ferdinando IV al marchese di Valva di costruire questa strada. Iniziò a costruire la strada unendo le due sponde, quella di Oliveto Citra e quello del comune sul fiume Sele e quello di Colliano. Nel costruire questo ponte in legno, che era in legno, in fabbrica, si ebbe la prima disputa tra il marchese di Valva e la duchessa Macedonia. E la duchessa Macedonia non voleva che si costruisse il ponte in fabbrica, temendo che i Borboni mettessero nuove tasse, ma ci fu un pubblico comizio, rassicurò il marchese di Valva che non mettessero tasse al popolo sia di Valva che dei comuni limitrofi, riuscì a convincere e si costruì questo ponte. Una volta costruito il ponte in fabbrica, incominciò a prendere corpo la strada, passando da Oliveto Citre per Campagna fino a giungere al monumento Epitaffio, dove si trova al 44esimo miglio. Questo ponte, poi dopo la strada passò per Valva e dopo Valva ovviamente ci fu il trasporto del grano. Chiedo scusa, al momento quello che noi stiamo cercando di fare è perché questa strada non è soltanto una strada che ha portato grano, ma è una strada di grande comunicazione e se facciamo questo festival è perché su lungo questa strada, la Via del Grano, Reggio Cammino di Matera, ha visto passare, transitare molti compositori che dalla Basilicata e dal Foggiano andavano a Napoli e quindi al Teatro San Carlo. Noi facciamo questo festival per rievocare e in omaggio di quei compositori del passato. Grazie al cavaliere Faccenda, vero appassionato oltre che scopritore di questa via del grano. Lei me ne parlava ieri in sede privata e è convinto di dover puntare moltissimo su questo percorso che può essere anche un modo per riuscire a trattenere questa emorragia di talenti che noi soffriamo al sud. Certamente noi possiamo creare un indotto economico anche sul lato turistico. Ed ecco il perché io sto cercando di far rete con gli altri comuni e cerco di sensibilizzare tanti sindaci nel darmi una mano.
chi me l'ha dato fino adesso, oltre che a qualche sindaco come il nostro sindaco di Ebole, è stato il dottor Brancati, che lo ricorderemo questa sera, che con i suoi filmati ha cercato di divulgare questa storia. Vi invito quindi a vederli, perché io l'ho fatto e meritano molto. Grazie cavaliere, ci rivediamo sul palco dopo. Intanto permettetemi di ringraziare chi ha concesso la realizzazione di questo festival, ovvero i nostri sponsor, quindi Punzi, Scuola Nuova, Formazione del Lavoro, la Pasticceria delle Rose, e Anna Veneziano, Wedding Planner della gioielleria anche Griffe, quindi duplice veste, Cantina Brinca e il caseificio di Guida, di cui poi potrete apprezzare la nota mammellona di Eboli nel corso della degustazione finale che chiuderà questa serata e questo festival. Quindi io farei un bel applauso ai nostri sponsor. Hanno collaborato alla realizzazione del 7° Festival della Chitarra anche Eboli, la Fondazione La Scafa, il Liceo Musicale Pino Daniele di Eboli, che purtroppo ieri non si è potuto esibire, insomma, per avverse condizioni meteorologiche. Ma io ringrazio comunque tutti i ragazzi dell'orchestra, perché loro erano molto dispiaciuti per questa cosa e ci tenevano anche a recuperarla stasera, la loro esibizione, ma non è stato possibile purtroppo perché il tempo è poco e quindi non potevamo farli esibire. Però ringrazio i ragazzi e anche il dirigente del liceo musicale Giovanni Giordano, perché ha concesso comunque loro di vivere una bella esperienza, anche se non è giunta al meritato, come dire, traguardo. Hanno collaborato inoltre alla realizzazione di questo festival EBAD, l'Istituto di Istruzione Superiore Mattei Fortunato di Eboli, il Centro Studi Musiche Eboli nella Storia, l'Associazione Artistico-Culturale, scusatemi, e dell'Artigianato City Arte. E tra l'altro vi inviterei anche dopo ad ammirare il dipinto in posa che uno dei ragazzi, giovanissimo peraltro, di City Arte sta realizzando. Lui produrrà un... forse è un termine brutto, l'arte non si produce, si esprime. Quindi esprimerà il proprio talento in un dipinto in posa a 4 dei figuranti che prima avete visto sfilare. Farei quindi un bel applauso ad Andrea Verderame. Ringrazio anche De Luca, strumenti musicali, e ringrazio anche Radio Castelluccio, nostro media partner, Educarte Atrando, la Proloco, Don Donato Paesano e l'associazione Aulus di Marzia. E ringrazio anche Radio MPA, che ha una postazione lì con cui cui manderà in onda parte di questo concerto. Grazie a tutti i nostri sponsor. Finalmente entriamo nella parte più bella, più viva di questa serata. Diamo spazio e parola alla musica. Il cavaliere Faccenda prima l'ha detto, l'ha accennato, la Via del Grano non era soltanto un corridoio commerciale, ma era anche attraversata da tanti, tantissimi musicisti e compositori del Settecento che erano diretti a Napoli, dove all'epoca c'erano ben 4 conservatori, pensate. Oggi ce n'è soltanto uno, purtroppo. E non solo, erano anche diretti al San Carlo, percorrevano questa strada. Quindi pur di riuscire a recarsi a Napoli, no? Per svolgere la loro professione di artisti, musicisti, e su questa stessa via, su questo sentiero, componevano le loro musiche. Uno di loro era proprio Domenico Cimarosa, tra gli ultimi grandi rappresentanti della scuola musicale napoletana. E fu anche una delle figure centrali che hanno percorso appunto la Via del Grano. Quindi io invito a salire sul palco, loro sono qua già pronti. Da tempo aspettano di suonare l'orchestra della Via del Grano, che eseguirà il Maestro di Cappella, opera di Domenico Cimarosa, operina per la verità, unica nel suo genere, in quanto, diversamente da tutti gli altri intermezzi settecenteschi, c'è la presenza di un solo cantante, come avrete modo di vedere, il Maestro di Cappella, per l'appunto, che dà anche il nome al componimento, che in realtà è una parodia del Maestro di Cappella settecentesco, no? Ed è anche affine come tipologia a quei lavori che satirizzavano l'ambiente teatrale. Ecco a voi l'orchestra della Via del Grano.
sul palco con me il baritono Rosario Saccardi, ai violini Paolo Di Lorenzo, Ilario Ruopolo, alla viola c'è Vezio Iorio, al violoncello Francesco D'Arcangelo, al contrabbasso Andrea Cesaretti, al flauto Angelo Ruggeri, all'oboe Giovanni Borriello, al fagotto Francesco Paolo Balestrieri, al corno Luca Martignano, alla chitarra il maestro Giuseppe Del Plato. L'orchestra Via del Grano, buona musica a tutti. Quante
vino. L'oboe, i corni, le violette avranno a fare. Il violoncello, i violini, il contrabbasso, a suo tempo faranno maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco pentenuto. Eseguir voi dovrete quel ch'io dirò. Questo è il passo dei violini, lai, 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 la, 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 la. Cosa fate, oh voi, mio caro? Pio, 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 pio. Si comincia ancora il passo, maledetto contrapasso. Molto bene, bene.
Thank you.
Thank you.
per collegarla all'intermezzo di prima del maestro di cappella che era di Cimarosa. Questa è stata attribuita probabilmente a Bergolesi. In ogni caso, il Settecento napoletano è stato un secolo dove tutti i musicisti, i grandi musicisti, hanno attinto, anche Mozart, è venuto qui a Napoli a studiare. E vi ringraziamo per la vostra presenza e vi salutiamo a nome dell'orchestra e a nome mio, Rosario Saccardi. Grazie. Ancora un bel applauso all'orchestra Via del Grano, ai maestri Rosario Saccardi, Paolo Di Lorenzo, Ilario Ruopolo, Bezio Iorio, Francesco D'Arcangelo, Andrea Cesaretti, Angelo Ruggeri, Giovanni Borriello, Francesco Paolo Balestrieri, Luca Martignano e al maestro Giuseppe Del Plato, che è anche direttore artistico di questo festival. Grazie. Ecco, mentre i maestri iniziano a smontare i loro strumenti, vi introduco al prossimo momento, che è anche quello, insomma, centrale di questa serata, di questa intera manifestazione, perché ogni anno la direzione artistica e il comitato scientifico del Festival Internazionale della Chitarra assegna il premio La Via del Grano a un giornalista legato al territorio. Lo scorso anno fu consegnato al giornalista Antonio Manzo, concittadino ebolitano, caporedattore del Mattino di Salerno, inviato speciale del Mattino di Napoli e ora direttore della città, che saluto, insomma. E invece 2 anni fa il premio fu consegnato a Edoardo Scotti, caposervizio della Terza Pagina di Repubblica Napoli. Quest'anno è un premio diverso, è un premio speciale, forse ancora più sentito, perché è un premio alla memoria di Rocco Brancati, che è stato, grazie, Rocco Brancati è stato un vero punto di riferimento del giornalismo lucano e campano, e non solo. Tra l'altro è anche cittadino onorario della città di Eboli. La cittadinanza, mi raccontava appunto pochi giorni fa il sindaco, gli fu consegnata, purtroppo fu consegnata ai familiari in un triste momento, quello della sua dipartita, dei suoi funerali. È scomparso, come tutti voi saprete, prematuramente in tempi recenti, recentissimi. Giornalista pubblicista dal 1973 e professionista dal 79, si è occupato prevalentemente di cultura, prima come redattore del quotidiano Il Mattino di Napoli e successivamente alla RAI, dalla nascita della terza rete televisiva. Dal 99 è stato anche Rocco Brancati vice capo redattore vicario della TGR, la testata giornalistica regionale della sede della Basilicata, e questo appunto è il legame importante con la Via del Grano, perché, come mi raccontava il Cavaliere Faccenda e raccontava a voi tutti, ha aiutato a valorizzare questo percorso, questo antico percorso. Questa sera il Festival Internazionale della Chitarra consegna il premio a Rocco Brancati, alla memoria di Rocco Brancati. Assegna il premio ai suoi familiari qui presenti il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Sindaco, eccoci. Dicevamo, Rocco Brancati è stato fondamentale come lume, ha illuminato questo cammino di Matera, questo Reggio Cammino, quello della Via del Grano. Quindi la città di Eboli gli ha reso un tributo sentito, vero, autentico. Sì, innanzitutto buonasera e grazie a tutti così numerosi presenti, alle amministrazioni comunali di Valva, di Colliano e di Contursi per la presenza. E a coloro che hanno voluto, consentimi anche di ringraziare Peppe Del Prato e Damiano Faccenda, la Fondazione La Scafo, con questa bellissima iniziativa, che non è la prima, è la seconda, quindi saluto Anna Marra in modo particolare e tutte le altre realtà, Educateatrando, le realtà che stanno rendendo importante la promozione culturale della città di Eboli. E non potevamo non, nel ricordo appunto della cultura,
non dare un segnale importante. Noi abbiamo deliberato la civica benemerenza nei confronti di Rocco Brancati, quello è stato un gesto importante che è partito da una proposta della Fondazione Luigi Gaeta e che insieme a loro poi faremo la consegna della stessa. Contemporaneamente devo ringraziare però colui che mi ha dato la possibilità di conoscere Rocco Brancati. Ero un giovanissimo assessore nel 1999 e allora c'era una bella iniziativa che si faceva all'Epitaffio, appunto la Via del Grano, con Damiano, Cavaliere Damiano Faccenda, e ho conosciuto una persona eccezionale, una persona che era innamorata di questa città. Ora ne parlavo con i fratelli, che ringrazio per la presenza e che a breve vedremo, avremo qui sul palco. E ogni volta con Rocco quindi ci siamo confrontati su tante tematiche, in modo particolare questo legame forte che lui percepiva dalla città di Eboli rispetto alla Lucania. La nostra storia è quella, la nostra storia è quella che guarda la Lucania, non solo sul Cristo si è fermato ad Eboli, che parla in modo particolare, diciamo, di due realtà dell'Italia, ma ancora di più in questi percorsi di promozione culturale. La Via del Grano era forse il trade union molto più importante. Damiano Faccenda l'ha spiegato bene prima, anche molto sintetico, di solito lo scherzo sempre, scherziamo sempre su questa cosa, perché è talmente appassionato, innamorato di questo percorso, di questo progetto, che si fa prendere dalla voglia e dall'enfasi di andare avanti anche per ore. E lui mi ha fatto innamorare della Via del Grano, mi ha coinvolto in questo percorso. E il trade union con la Basilicata è stato sempre Rocco Brancati, che poi ho avuto l'onore di conoscere, di apprezzarlo anche in tante altre realtà, tante altre iniziative che abbiamo svolto qui ad Eboli. E come città abbiamo voluto noi conferire la civica benemerenza, e all'interno poi di questo premio giornalistico sono rimasto molto contento che Peppe De Plate e Damiano Faccenda hanno voluto intitolarlo a lui e dare questo importante, sentito riconoscimento di un grande uomo di cultura, di un grande uomo del Mezzogiorno, di un grande uomo della Lucania, a Rocco Brancati. Grazie Sindaco. Tra l'altro lei lo dice sempre, no? Che si sente da ebolitano più lucano che, diciamo, vicino a Salerno, quindi più vicino a tutto il mondo della Basilicata, fatto di antiche tradizioni. E del resto Rocco Brancati venne qui qualche anno fa proprio durante uno degli eventi forse inaugurali di Eboli verso Matera, che è stato il trentennale della morte di Calvino, di Italo Calvino. Quindi è stata quella, diciamo, l'occasione, una congiuntura magica. A volte i pianeti si allineano perché vogliono dirci qualcosa. Quindi Eboli non a caso è il comune, diciamo, capofila di questo cammino che ci porta poi verso Matera, capitale della cultura del 2019. Sì, sicuramente. Poi grazie anche a Rocco abbiamo instaurato un rapporto importante con la città di Matera, con il sindaco, in modo particolare con il vice sindaco, su cui abbiamo avviato molti percorsi di collaborazione. C'è un comitato di cui io sono il presidente e portavoce, il professore Vito Mendozzi, il comitato Eboli verso Matera. Per il 29 novembre ci stiamo organizzando per un grandissimo evento a Cinema Teatro Italia, ma che può essere ed è solo, diciamo, l'inizio di una serie di percorsi che porteremo a compimento verso la città di Matera nel 2019. E Rocco Brancati appunto ha inaugurato questa bella iniziativa che svolgemmo proprio all'interno del Cinema Teatro Italia nei 30 anni di Italo Calvino, e che ha voluto anche lì ancora una volta quindi evidenziare questo rapporto forte. Ed è vero, noi non è che ci sentiamo più lucani perché abbiamo un senso di appartenenza, di vicinanza, ma perché la nostra storia è quella. È una storia che guarda verso il Cilento e guarda verso la Lucania, e contemporaneamente è una storia fatta di collegamenti interessanti da Italo Calvino, da Carlo Levi, da Rocco Scotellaro, da punti di riferimento che hanno visto in questo un percorso significativo. Grazie, allora io inviterei a salire sul palco, a raggiungere i fratelli di Rocco Brancati per la consegna del premio Via del Grano, che quest'anno va alla memoria di un grande giornalista, un grande intellettuale. È un piacere e un onore avervi qui. Grazie, per noi è un onore soprattutto ritirare questo premio in memoria di nostro fratello Rocco, che amava tantissimo questa città, infatti era di casa perché amico personale del sindaco ma anche del Cavaliere Faccenda, veniva spesso qui ad Eboli e ce ne parlava tantissimo in famiglia proprio di questo suo amore per Eboli e in generale per tutti i territori che hanno qualcosa da dire a livello culturale e storico. Qual è la sua eredità più grande?
È un'eredità culturale, un'eredità che personalmente cerco di prendere e di portare avanti anche nel mio ruolo di giornalista. Sono diventato giornalista proprio sulle orme di mio fratello, ci dividono diversi anni di età, però ecco, è stato lui che mi ha inculcato questa passione per il giornalismo. Viviamo su due dimensioni diverse perché lui era più portato per raccontare la storia dei territori, della cultura, io magari mi occupo più terra terra di questioni di cronaca e di economia. Quindi due passioni che si sono intrecciate, immagino anche negli anni, sarà stato, come dire, di insegnamento come giornalista? Assolutamente, è stato lui che mi ha iniziato in questa attività. Bene, grazie. A questo punto inviterei anche il cavaliere Faccenda, visto che è lì. Eccoci. Ancora un applauso alla memoria di Rocco Brancati. La motivazione che ormai conosciamo, però immagino che detta da lei assuma tutto un altro valore. Perché questo premio? Allora, io vabbè, lo volevo leggere, ma è meglio abbraccio, quindi è inutile che lo leggo, perché l'amore con la Lugana, ma soprattutto con il mio amico Rocco Brancati, va al di là della quella scritta. Allora, io voglio dare un premio a Rocco Brancati soprattutto per la, e anche ai suoi fratelli, sono un pochettino emozionato. Vi do questa targa a voi per stringere ancora di più il legame affettivo che avevo con Rocco, con voi e con la famiglia e con la moglie, e di continuare a avere la vostra stima. E poi questo in memoria di Rocco è un altro, è una chiave che ha un simbolo. Questa chiave apre tutti i scrigni, ma apre anche il cuore di tutti noi. Quindi noi vogliamo che questa chiave è un segno che voi avete il nostro affetto, è di mio, della cittadinanza iboritana e di tutti gli abitanti della Via del Grano. Quindi voglio stringere questa amicizia e voglio ricordare ancora Rocco con questa chiave e questa scritta. Grazie mille. Noi provvederemo sicuramente a consegnare questa chiave e questa targa alla moglie di Rocco, a Luciana, che purtroppo non ha potuto raggiungerci per sopraggiunti impegni. Luciana, che è giusto che conservi lei nella casa di Rocco questi due attestati di stima che sicuramente da lassù Rocco apprezzerà tantissimo. Grazie mille. Alessandra, approfitto anche, certo, noi come amministrazione comunale, oltre che l'abbiamo fatto e condiviso insieme a Damiano e a Peppe, dare un book che è un'opera d'arte per quanto ci riguarda, di un'importante mostra che si sta svolgendo in questo momento fino a settembre, ma siamo certi di arrivare fino a dicembre, della mostra War is Over dell'Istituto Luce di Roma. Dopo Roma e dopo Milano hanno scelto Eboli all'interno del nostro museo Operation Avalanche della Seconda Guerra Mondiale. È il racconto dello sbarco, qui ci sono delle immagini fotografiche bellissime della Seconda Guerra Mondiale e ci sono delle immagini bellissime del nostro archivio digitale, archivio Gallotta, tra i più importanti e riconosciuti dalla sovrintendenza a livello nazionale. È un ricordo di questa giornata, un ricordo della città di Eboli e anche magari l'occasione di andare a visitare poi questa bellissima mostra. Grazie. Grazie Sindaco. Grazie ancora alla famiglia di Rocco Brancati che questa sera ha ricevuto un premio alla memoria consegnato dal sindaco di Eboli, Massimo Carillo. Città di cui lo ricordiamo. Sì, vi libero, potete andare. Potete tornare tra il pubblico anche perché non è finita qui. Ci sono ancora tante performance, anche se entriamo nella parte conclusiva di questa serata, di questo festival. Grazie alle associazioni
culturali del territorio, teatrali, musicali, non solo, che hanno risposto a quella che è stata una vera e propria chiamata alle arti, scegliendo di condividere con noi e con voi tutti i frutti di un percorso artistico, musicale e teatrale. È una massiccia presenza, quella di questa sera sul palco, che conferma anche quanto la nostra terra, la Campania ma il Sud generalmente, sia un bacino profondo di talento e creatività, messi sempre al servizio di tutta la comunità. Inviterei a raggiungermi sul palco Fede Grano, della città di Contursi Terme. Abbiamo qui con noi l'assessore alla cultura, eccola, Gerarda Forlenza. Assessore. Buonasera. Buonasera. Sono appena arrivata, le invito anche a salire, c'è la commissione pari opportunità, visto che l'amministrazione è rappresentata anche da loro, e le invito a salire qui anche per darmi manforte. Bene, allora vi aspettiamo sul palco. Eccole. Ah, perché c'è una commissione pari opportunità a Contursi Terme. Tra l'altro molto attiva, quindi ci teniamo a presentarla. Ecco. Ah, è una cosa, io non lo sapevo ad esempio, bene. La presidente Delia Ricchi. Buonasera. Natalina, buonasera. E la vicepresidente Giovanna Crisci. Un saluto. Quali sono le attività, presidente, che portate avanti con questa commissione? Allora, stiamo portando avanti attività soprattutto di aggregazione, cerchiamo di fare in modo che magari le persone si incontrano, programmiamo varie attività laboratoriali, uscite, insomma, cerchiamo di guardare un poco quelle che sono le esigenze in un piccolo paese delle persone che hanno bisogno, varie cose insomma. Un piccolo paese che però io sono colpita, lo ripeto, ha una commissione pari opportunità, quindi c'è ancora bisogno di rimarcare questa necessità di avere pari opportunità da parte dell'universo femminile. C'è una commissione pari opportunità che praticamente svolge le sue azioni insieme all'assessore alla cultura e agli altri assessorati. Cerchiamo di cooperare insieme e di vedere quali sono le varie esigenze del paese, insomma, delle persone. Bene, questa, anche perché poi le donne sono sempre più legate anche agli elementi della tradizione locale e riesce anche più, come dire, naturale forse affidare a loro il compito di tramandarle, insegnarle. Grazie. Bene, assessore, allora procediamo con la performance. Vogliamo introdurla? Sì, la introduciamo e non devo dimenticare di ringraziare anche la Protezione Civile di Contursi che ci ha accompagnato, anche perché stiamo allestendo la scena con elementi originali, ci tengo a sottolineare originali, però non vi voglio anticipare nulla. Anticipiamo questa performance. Quando il direttore artistico ci ha contattato per partecipare, a dire la verità non abbiamo esitato ad accettare, poi a scegliere il tema ci abbiamo messo un pochino. Ecco, volevamo buttarci sull'aspetto storico, però saremmo andati molto sul generico. E allora ci siamo guardati intorno, vedete i personaggi, e abbiamo ritrovato il grano e il pane nell'aspetto religioso. Ecco perché abbiamo improntato questa rappresentazione, questa minima rappresentazione che altro non vuole essere, sulla spiritualità, sulla fede. E quindi andremo a toccare esperienze di fede che realmente accadono oggi a Contursi. Gli attori non professionisti hanno provato tanto, sono emozionati, siate clementi, ci sta anche la gaff. Il copione non era scritto. Il copione l'hanno scritto loro perché suggerivano le battute e soprattutto quell'opera d'arte lì che è la cinta e quella che abbiamo portato in processione il 2 luglio a Contursi in onore della Madonna delle Grazie. A portarla sarà proprio, loro sono due sorelle che hanno ripreso questa devozione, le sorelle Panza, quindi è tutto reale, quindi ci sta, c'è la fede veramente vissuta sulla pelle, quindi siamo tutti emozionati per la verità. Quindi sono certa che insomma saremo contenti di questa performance, quindi è una messa in scena di ciò che accade realmente a Contursi Terme. Assessore, io le cedo il microfono perché so che le servirà. No, giusto, farò più in là, però possiamo dare in là. Allora, ancora un applauso a Fede Grano di Contursi Terme. Gelà, uè gelà, gelà, ma che non mi sia? Sto convenendo. Già, ma non ne fa compagnia, mi ha portato la regna a Graziella che ha da fare la cinta per la Madonna della Grazia.
Ma io non posso manire perché ci sono tutta una giornata sana, sono stanco proprio, queste cannette alla mano mi fanno male le mani e il braccio. Tu sei stanco, ma a me pure sono stanco. Sono stata bagnata le sorore. E io presso a te giro, mi date, pure io sono stanco. Mo facciamo il suo sacrificio. Quando è dopo? Ne facciamo una bella acqua sale e ne amarlo usato. E va bene, se no mi fa facciamo. Grazie. Uè, grazie. Buonasera. Bella Rosù. È stato un bravo! Per fare la cinta la mano! L'ha fatta! La revisione! Non andate mai finita! Non andate mai finita! Non lo scordiamo che la Maronna della Grazia ha fermato la peste a quel lupo! Certo! E continuate Forlenza, ha dato la vita! Quindi sta revisione ha dato una per sempre! Certo, non andiamo mai scordati! Allora proseguiamo a sistemare la cinta! Io me ne vado e vado a portare un grano a San Drunato che faccio questa buona creatura e tutto quanto. Buona dice te? Mamma mia, San Drunato. San Drunato mio dilette, facci la grazia a chi ci aspetta. Fa la prieste non tardane, tu si san dell'aira fa. E dinne, donne, san drunata, aiutaci tu. E dinne, donne, san drunata, aiutaci tu. Signore, non ho fatto niente che sia degno. Aspetta, davanti a te. Signore, dammi un amor paziente, contrito e perseverante. Il mio cibo è che faccia la volontà del Padre mio. Questo è il pane che voglio ancora io. Più accumulo meriti, meno patisco. Ringraziamo la Madonna delle Grazie e il Santissimo Nome di Gesù. Ringraziamo San Drunato che fa sta buona a tutta sta gente, così lavorano e seminano in tutta sta terra mia. Questa è la fede, questa è la via del grano a contursi. Aspetta, perché c'è un brogno? Ma c'è un brogno, sì. La grazia si piena di virtù. E viva la
Un tempo, quando si finiva di lavorare, ci si ritrovava nei campi e si esorcizzava la stanchezza di un'intera giornata di lavoro con canti e balli, tarantelle, pizziche, no? Queste danze poi, tra l'altro, faticosissime, quindi c'è anche da chiedersi dove trovassero la forza di continuare a ballare. Ecco, è quello che vedrete questa sera sul palco. Invito a salire le Zampogne di Colliano. Un bel applauso a Mirko Cavallo, Carmine Carbone e Carmine Cavallo, che eseguiranno una danza tipica della mietitura, proprio del grano. Una polca e una tarantella. Dico bene, maestro? Va benissimo, sì, grazie. Grazie, buona musica. Thank you.
Grazie alle Zampogne di Cogliano, grazie ancora. Adesso abbiamo la Provoco di Valva e Daiala. Tra l'altro ne approfitto per salutare Davide Forlenza, che è qui tra il pubblico, presidente della Proloco, che eseguiranno tarantelle e pizziche della tradizione. Non mi sono detto.
grazie. Grazie alle zampogne di Quelliano. Non ve ne andate perché adesso di Valva, pardon, perché adesso il maestro, eccolo che arriva, Giuseppe Del Plato, vi consegnerà un attestato di partecipazione. Eccoci. Ancora un applauso alla Proloco di Valva. Il nostro presidente Forlenza. Giusto. Sì, Davide Forlenza. Vuole raggiungerci sul palco per un saluto? Eccolo. Mi ha rubato il mestiere. No. Scherzo. Eccolo che arriva. Presidente. Buonasera a tutti, voglio ringraziare il Cavaliere Faccenda, il Professore Del Plato, l'Amministrazione Comunale di Eboli e ringraziamento per questa bellissima manifestazione. E vi invito da parte mia come Presidente della Proloco della Valva a visitare il nostro meraviglioso parco quale Villa d'Ayala con il castello. E diciamo che è un'opera particolare perché è una, cioè sta al di là del castello d'Ayala Valva, inizialmente del Marchese Valva. Invito anche il Cavalier Faccenda, se ci raggiunge sul palco, se vuole dare qualche altra spiegazione per quanto riguarda il Marchese Giuseppe Maria Valva, che è stato poi il fondatore e l'ideatore della realizzazione delle vie del grano. E quindi nel salutare ancora tutti voi per averci invitato a questa manifestazione, voglio passare la parola al Cavaliere Faccenda che dà qualche altro cenno storico per quanto riguarda il Marchese Valva. Grazie, non mi dilungo più di tanto perché è già stato abbastanza esplicito il nostro dottor Forlenza. Il Marchese di Valva ovviamente è Marchese Maria Giuseppe di Valva, poi Ayala è un secondo momento perché il Marchese di Valva aveva due sorelle, una era suora, si fece suora e l'altra sposò un Ayala, quindi poi in successione dopo con la morte anche di Giuseppe e del padre Matteo che si fece sacerdote, quindi divenne Ayala. C'è veramente da visitare la villa di Valva, c'è anche una grotta segreta, c'è la torre dei corvi, c'è, quindi è bella veramente da visitare. E poi c'è molto romanticismo perché poi il Marchese di Valva sapeva il fatto suo con le donne. Quindi un fatto positivo, non è negativo. Vabbè, comunque vi passo di nuovo la linea qui al Forlenza. Sì, giusto per la tradizione, il cosiddetto Ius Primae Noctis, cioè questa tradizione che praticamente alla prima notte del matrimonio c'era questo passaggio con il Marchese d'Ayala Valva. Questa era la tradizione che era un amante delle donne. Va bene, grazie di nuovo e buona serata a tutti, grazie. Grazie. Eccoci. Maestro, non te ne andare, perché adesso invece chiamiamo sul palco, in rappresentanza del comune di Quelliano, Mario Cavallo, consigliere comunale del comune di Quelliano. Buonasera. Ecco. Buonasera a tutti. Porto il saluto da parte del sindaco di Quelliano, ingegnere Adriano Goffredo, e un grazie al Giuseppe Del Plato che mi ha contattato per questa bellissima serata che avete fatto trascorrere qua ad Eboli. Un ringrazio al sindaco di Eboli e un ringrazio a tutti e alla prossima manifestazione. Buonasera, grazie. Grazie, ancora un attestato come testimonianza della partecipazione al Festival Internazionale della Chitarra. E quindi adesso vi lascio allo sciarro. Addosta! Addosta!
si la piglia, la faccia lo strascina. Ah, tu castai, ciandella, sbriffa, fa tu chiara, e stuzzocca la tronca ca. Te chi parla? Sta fronzulona che solo chiacchiera e buona fa. Miezza sta chiazza, sta vrucculosa, cucchiste e cucchil fan tutto e po. Che faccio? Qua cauta cosa, ma po' prurenzia, zitta mi sto. Schiava, uccellenzia, ristracqua chiazza e cendena tiene per tornare a te. Sciò, che brugna, po' e tu pupazzo, ma sei una smorfia, siete mamma. Ehi, donna Borfia, sa che te ricca? Cagna li trim, sino, 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 ca tu lo tiempo pierdo con me, cosa rappennere ca non ce ne so. Paghi io, l'hanno insultata la sier madame col farbala, la pisci grazia, l'hanno inghiaccata, sciù. Non ci faccio un bumbaca! Ma va, ten! La pottanessa tinta li sgarcia, la c'ha facca! Ehi, ti voglio giocare lui! C'è questi quattro sillegatini! Lassate, ma che hai questo zucco in capo, giovane! La voglio atterrata! Vieni! Donna Borfia! Lassate, ma! Brutta roccia! Eccoci, è finita bene, pensavo peggio. Un applauso a Educarte Trando. Anche a voi un attestato di partecipazione. A questo punto richiamo sul palco il maestro Giuseppe Del Plato, che non vedo. E allora procediamo, va bene. Con l'ultima performance della serata, che è affidata alla compagnia Bianconiglio di Eboli. Un bel applauso. A Nino Petraia, Emiliana La Torraca e Cosimo Naponiello, che eseguiranno una piece tratta da Settaneme, Racconti di Vico e Vicariello, scritto dal maestro Bruno Di Donato, la compagnia Bianconiglio. Si chiamava Domenico. Domenico. Ah, mamma, o volette chiamare così perché doveva crescere santo, come giorno nostro Signore. Sì, santo. Era talmente zuzzoso, teneva l'anima talmente anzavata, che nessuno si feriva rubare. Che dice? A vocazione. Che l'unica vocazione che teneva era perché soi una volta durante la predica ricetta. L'uomo quando si accasa ha da portare la propria moglie una gonnella, un corpetto, un pare scarpe e due cazzette. E a me che mi resta questo? Ci piacevano pure femmine. Don Domenico Cerruto erano fumnaiuola. Che dice? Per me? Io ero morto da tant'anni e poi a isso. Sciò,
Nata volta, sempre fra canna, ricetta. Una femmina, per essere bella, ha da capire i capelli lunghi, una faccia graziata, una bocchella rossa e due occhi tanti. Venite, venite dopo la messa la domenica, in sacrestia, venite, vi insegno io a fare le buone mogliere. Che dici tu? Ho portato cose di suo vescovo, me ne importa nessuno, né tuo re, né tuo vescovo né tuo papa. Che dici tu? Ho portato cosa dice un barone, e dice un barone che quando è venuto domenica a confessarsi non ha pagato la penitenza, che ne batterà con lui che scavalla. E voi? E voi chi siete? Io mi chiamavo Nicolò De Troiano, avvocato e bolitano. Sono nato e cresciuto da queste parti e da queste parti sono morto. Intrapresi una causa a favore dei contadini locali contro i potenti baroni che gli avevano sottratto le loro terre. Vinsi la causa, ma persi la mia vita. Un giorno, in un caldo pomeriggio di fine estate, scesi durante la controra, e si sa che non bisogna mai scendere a quell'ora perché si rischia di fare spiacevoli incontri. Durante la controra si possono incontrare spiriti, satanassi, cifre o peggio ancora i serpenti. E quel giorno sarebbe stato meglio se avessi incontrato un serpente. Trovai sulla mia strada Ruggero de Alburnis e gli feci anche l'inchino con la riverenza e mi scappò un mezzo sorriso perché pensavo a una vecchia filastrocca che usava cantarmi mio nonno un vecchio canto che ha avuto o coraggio e morì a primavera non sa perché si perde a far l'amore sotto la luna quando è sera. La coltellata che mi arrivò dietro la schiena neanche l'ho sentita e così sono morto. A così è già diventato un fantasma pure io. Non dimenticate, per favore, non diventate fantasmi viventi di quelli senza memoria. Chilla che si scordano da dove vengono, che si scordano che c'è stata, e chilla che si scordano è tutto quello che c'è stato. Grazie alla compagnia Bianconiglio di Eboli. Vi rubiamo due secondi, siamo onorati, onorati di essere stati invitati dal Maestro del Plato in questo bellissimo evento. Noi abbiamo come artisti tanto da rubare al mondo della musica, noi vi ricordiamo che abbiamo interpretato un piccolo, piccolissimo estratto di Sette Anime di Bruno Di Donato, che è uno spettacolo pluripremiato che ricordiamo in modo allegorico rappresenta molte tradizioni, molti miti del folklore locale e che quindi ha tanto da parlare di Eboli e per Eboli tante soddisfazioni, tanti sassolini dalla scarpa si è tolti e quindi dicevamo che possiamo dire? Che possiamo abbiamo dire? Abbiamo teatro. Un bellissimo festival che ha tanto da rubare alla musica. A noi piace definirci la più rock band delle compagnie teatrali e quindi dalla musica rubiamo il concetto di indie, di indipendente, perché il teatro indipendente, il teatro che fugge dalle dinamiche commerciali, dalle major, da tutto quello che volete voi, c'è qualità, c'è passione e in zona c'è tantissima passione e tantissima qualità. Il nostro festival è un festival di teatro indie come la musica indie come il teatro indipendente e sarà in scena qui su questo palco in questo magnifico chiostro che ci è stato messo a disposizione dal comune il 13, 22 e 26 agosto 2018 luglio
luglio, perdonatevi, luglio. Si esibiranno una serie si di compagnie da Napoli, da Salerno e dalla Puglia, con tre bellissimi spettacoli che sono Una mano dal cielo, Porno subito e Tre sull'altalena. Che dobbiamo dire più? Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto più di tutto. Signori, grazie per la vostra attenzione, grazie al maestro del Plato per questa bellissima manifestazione. Grazie a voi, grazie a voi. Compagnia Bianconiglio e a tutte le associazioni, a tutti i gruppi che hanno animato quest'ultima parte del Festival della Chitarra. Bene maestro, allora è il momento di uscire allo scoperto, perché il maestro Giuseppe Del Plato, che invito a salire sul palco, è stato in questi tre giorni molto silente, quasi un'ombra, che però ha mosso tutti i fili della kermesse, senza il quale, la quale non si sarebbe svolta senza il suo primario contributo. No, senza il contributo sicuramente di tutte le persone che hanno contribuito, di tutti gli enti e di tutti gli sponsor che hanno partecipato a questa manifestazione. Sicuramente senza il fratello Damiano Faccenda non sarebbe stato possibile nulla. Anzi, Damiano, vieni qua. Che cosa dire? Un bilancio, e soprattutto qual è il prossimo obiettivo, il prossimo traguardo? Allora, se il bilancio è positivo, credo. Sicuramente per l'anno prossimo c'è l'idea di allargare ancora quest'ultima serata in due, allargando anche gli orizzonti, allargando anche molto ai giovani, sempre in costume, con la tradizione musicale della Via del Grano, con i compositori della Via del Grano, però dando modo a tanti giovani di partecipare. Grazie maestro, grazie maestro Giuseppe Del Plato. Cavaliere, io un'ultima cosa però gliela chiederei. Vogliamo spiegare, dal momento che la Fondazione La Scafa è presente e partecipi a questa iniziativa, che cos'era La Scafa? La Scafa era una zattera che univa due sponde del fiume, il fiume Sele. Qui a Eboli ne abbiamo ancora una testimonianza dei resti di una scafa, o meglio c'è ancora il porticciolo, che poi è stato anche ripreso un pochettino, che si trova nella proprietà della signora Marra qui. È una cosa molto bella da visitare, e quindi faremo un bel applauso. E il re in effetti veniva, quando andava con le sue battute di caccia, veniva da Napoli. C'erano due alternative per poter andare con le strade: una era tra Battipaglia e che andava sulla strada di Battipaglia che univa la SS18, l'altra invece è quella di Eboli, che è a San Giovanni, che scendeva a San Giovanni, poi incontrata Ancona, girava e andava in questa proprietà che adesso è proprietà della signora Marra, e qui c'è ancora testimonianza della scafa, c'è una bella villa e c'è su questo fiume c'è questa scafa che serviva al re di attraversare da questa parte, andare a Persano anche a caccia. E a bordo di questa zattera noi insomma ci auguriamo, e auguriamo a voi tutti, di poter percorrere ancora un bel tratto, no? Di questo fiume, questo che è il Festival della Chitarra, e non solo, anche della Via del Grano. Volevo dire un'ultima cosa: noi vogliamo proseguire in questo festival che è la Via del Grano. Sappiate che il Festival della Via del Grano è promozione di tutto il territorio di Eboli e dei 53 paesi che ne fanno parte. Noi vogliamo ovviamente che si ripetano queste cose qui e anche in altri posti, sempre però facendone rete anche con noi. Grazie cavaliere per ancora un'altra delucidazione. Arrivederci l'anno prossimo. Grazie.